interviste, insomma, nella breve conversazione con Anna Anselmi che è uscita su Libertà, a parte che tu citi libri, per esempio, io non conosco questo di Venturi, per esempio, se vuoi tornarci, insomma, proprio, ma io ti chiedevo Pavese, insomma, diciamo, l'assenza, la resistenza come assenza, la casa in collina, se e quando ritieni. Grazie. Sì, buonasera. Una domanda molto succinta. In un testo pubblicato da Einaudi qualche anno fa, Racconti della Resistenza, curato da Pedulà, mi pare, sì, nella nota relativa ai racconti di Fenoglio, Pedulà, senza mezzi termini, mi pare affermi che siamo di fronte al più grande scrittore italiano del secondo Novecento. Non usa altre, come dire, non ammorbidisce il giudizio. Sino a che punto lo possiamo, come dire, sposare? Dunque, non ho letto un tiro da piccione. In generale, diciamo, direi che non conosco narrativa, diciamo, di, dal punto di vista dei repubblichini. Ecco, un libro molto istruttivo, secondo me, è il libro di Carlo Mazzantini, A cercare la bella morte, che è un libro sostanzialmente autobiografico. Carlo Mazzantini, che è il padre di Margaret, sì, sì. Ed è stato repubblichino. Infatti la cosa interessante di questo libro è che è il libro di un ragazzo che dopo l'8 settembre decide di unirsi ai tedeschi. Non è un libro contro le persone che effettivamente poi il protagonista andrà a combattere, cioè contro i partigiani. È un libro contro i genitori. Contro i genitori perché... insomma, quello che è successo l'8 settembre, come tutti sanno, è una specie di collasso istituzionale, per cui di colpo sembra che non ci sia più né Stato, né monarchia, né governo, stati maggiori, cioè una liquefazione dello Stato, per cui i soldati che gettano, che si tolgono frettolosamente di dosso l'uniforme e cercano abiti borghesi per tornare tutti a casa, ecco. Se uno vuol capire cos'è l'8 settembre, guarda tutti a casa, insomma. Nessuno di questi pensava di essere un disertore, anche se tecnicamente lo erano. Ma come si può pensare di accusare di diserzione un soldato che ha visto disertare tutta la catena di comando sopra di lui, fino al re? E io non sono un disertore, semplicemente non sono un fesso. Dopodiché vado a casa, vado in montagna, questo dipende da tante cose. Ecco, il libro di Carlo Mazzantini, A cercare la bella morte, è istruttivo da questo punto di vista, perché il ragazzo di 17 anni, che è stato imbottito di propaganda di regime, e vede d'improvviso la generazione dei suoi padri mollare tutto, reagisce. Si indigna perché lui quelle cose le aveva credute vere, le aveva prese sul serio. E quindi credo che sia veramente un libro, un libro istruttivo. Ecco. Poi per quanto riguarda Pavese, sicuramente, beh, io credo che i libri più belli, sulla, almeno a mia conoscenza, i libri più belli per quest'epoca della storia italiana sono Una questione privata, Il sentiero di Ragno, I piccoli maestri di Meneghello e La casa in collina di Pavese. La casa in collina è il libro di una, come dire, di una, è il libro di una scelta elusa, e da questo punto di vista ha una carica di drammaticità esistenziale straordinaria. Non è il libro di un combattente, è un libro di uno che, cioè non è la storia di un combattente, è la storia di qualcuno che non che si sottrae e nello stesso tempo intuisce che questo è, insomma, è come per Lord, per,
per il protagonista del romanzo di Conrad, Lord Jim salta giù dal Patna. È una scelta irreversibile, imperdonabile, è qualcosa che lo segnerà per sempre. Per quanto riguarda i giudizi di valore, che Fenoglio sia il più grande scrittore italiano